Ecco, siamo pronti a cominciare questo nostro quarto ingresso. Ringrazio tutti i partecipanti, ma soprattutto porgo un benvenuto calorosissimo alla signora Dacia Maraini e a David Platzer, che hanno veramente con molta gentilezza e disponibilità accettato il nostro incontro in un momento che è veramente di grandissimi impegni di ogni tipo. Se seguite i percorsi della signora Maraini, la trovate da Torino a Catania, da Milano a Parigi, da un giorno all'altro, richiestissima fortunatamente per il grandissimo successo che sta avendo l'ultimo romanzo, Colomba. Vorrei ringraziare tutti di nuovo coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo incontro. In primo luogo Cinzia Biagiotti, che ha tenuto in piedi praticamente tutti i contatti e tutta l'organizzazione anche pratica, il professor Currelli, direttore del Dipartimento di Anglistica, tutti gli studenti e i docenti del corso di traduzione letteraria e saggistica. E ricordo che questo è appunto il quarto di una serie di incontri che vorrei dire ha avuto però il suo inizio ideale con l'incontro organizzato dalla professoressa Rizzardi, l'arte di tradurre, con celebri traduttori e docenti nell'ambito dell'anglistica. Io, come di consueto, non vorrei sottrarre tempo ai nostri relatori, quindi di nuovo un grazie a tutti quanti e passo un momento la parola al professor De Stefano per i saluti della facoltà. La collega Bertuccelli ha già detto tutto e io ringrazio ancora una volta, come ha fatto la collega Bertuccelli, presidente del corso di laurea in traduzione del testo letterario e saggistico, per la prima idea di questa iniziativa straordinaria per i partecipanti e per i protagonisti della scrittura creativa contemporanea, e straordinaria anche per l'afflusso di pubblico, quindi un'iniziativa ben azzeccata, ben ideata e che si sta sviluppando con successo grazie al rilievo dei personaggi ai quali abbiamo rivolto l'invito, che hanno accettato con molta generosità questo invito e che rendono straordinariamente interessanti questi nostri incontri. E un ringraziamento straordinario alla signora Maraini, che, come ha sottolineato la collega Bertuccelli, nell'ambito di una molteplicità di impegni, dalle piramidi, dal Manzanare alla Rete, è qui con noi oggi. Il profilo sarà necessario in qualche modo perché rientra nelle procedure, però è in qualche modo anche superfluo perché è notissima a tutti in tutte le sue varie prove di straordinario successo, sia in teatro, nel romanzo soprattutto, nella poesia e nella saggistica. Io do il benvenuto della facoltà, la ringrazio ancora una volta e ringrazio il produttore anche per la sua presenza, ciò che rende estremamente pertinente proprio al corso di laurea questo incontro. Buongiorno. Presentare Dacia Maraini per me è un piacere immenso, oltre che un onore, che è un privilegio che non avrei mai pensato di avere, dato che la mia specialità è la letteratura angloamericana. Ma qualche anno fa le strade della vita e la passione per tutto ciò che è legato alla cultura e alla sua divulgazione mi hanno condotto in Abruzzo a collaborare con lei all'Associazione Teatro di Gioia, che sotto la sua direzione artistica ormai da 4 anni, quest'anno sarà il 5º, propone nella prima settimana di agosto una serie di spettacoli che ridanno vita a Gioia dei Marzi, un borgo abbandonato dopo il terremoto del 1915. La settimana del Teatro di Gioia, a cui è collegata anche la scuola di scrittura drammaturgica da lei diretta, è un miracolo della passione per la promozione della cultura che dall'inizio Dacia ha sempre dimostrato, fondando riviste letterarie, gruppi teatrali, intervenendo sulla scena letteraria con recensioni e presentazioni di testi di altri autori,
offrendo il suo sguardo sulla realtà nazionale, collaborando a giornali quotidiani, è il caso del Corriere della Sera, per cui cura la rubrica Il sale sulla coda. Dacia Maraini è senza dubbio la scrittrice italiana in attività più nota, apprezzata, studiata, amata a livello internazionale, vincitrice di molti e prestigiosi premi letterari. Lettrice indomita e poliglotta, nella sua traduzione di The Secret Chair di Joseph Conrad, parlerà con Mario Curelli. Scrittrice prolifica, eclettica, attenta ai fatti della contemporaneità, viaggiatrice instancabile e curiosa, qualità, passioni alimentate e quasi trasfuse in lei da entrambi i rami della sua famiglia, dal padre Fosco Maraini, noto etnologo, grande viaggiatore, autore di testi sul Tibet e sul Giappone, dalla nonna paterna di nazionalità inglese, e poi da sua madre, Topazia Liota, affascinante e vivace storyteller, discendente della famiglia di Salavaruta. Questo tessuto familiare composito e stimolante è rintracciabile nei testi di Dacia, che spaziano dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica al teatro, ai racconti per bambini, quasi tutti tradotti nel mondo e non solo nelle lingue più parlate. Li conosciamo, li abbiamo letti, li abbiamo visti in teatro e al cinema. È impossibile citarli tutti. Proverò a ricordarne almeno alcuni. Dacia Maraini è autrice delle poesie delicate e schiette di Crudeltà e l'aria aperta, Donne mie, Viaggiando con passo di volpe, che raccoglie le poesie dall'83-91, Si amando troppo, la raccolta appena tradotta da David Platzer, che parlerà più avanti e che ringrazio per essere qui. Molte delle opere teatrali di Dacia sono raccolte nei volumi Fare teatro e sono rappresentate con successo, spesso con la sua regia, in Italia e all'estero. Ricordo Maria Stuarda, tradotto e presentato nei teatri di 15 paesi, Dialogo di una prostituta con un suo cliente, messo in scena per la prima volta nel 78 a Roma per il Teatro della Maddalena, un teatro fondato, gestito e diretto da Dacia Maraini insieme ad altre donne, in seguito tradotto e rappresentato a Bruxelles, Parigi, Londra e in altri 14 paesi. E ancora Stravaganza, Veronica Meretrice scrittora, Digiuni di Santa Catarina, Norma 44, poi i più recenti Strada, Zena, La strada fra due palmi. Molti di testi di Dacia poi sembrano sfidare la concezione tradizionale di genere letterario. È il caso di Storia di Piera, da cui ricorderete il film di Marco Ferreri anche, e Piera gli assassini, entrambi scritti con Piera degli Esposti, grandissima attrice teatrale. E come La manave per Kobe, tratta dai diari giapponesi di sua madre, in cui campeggia la memoria della drammatica esperienza nel campo di concentramento per antifascisti nei pressi di Tokyo, dove tutta la famiglia fu internata nel 1943, dove rimase fino alla fine della guerra, per aver rifiutato di firmare l'adesione alla Repubblica di Salò richiesta dal governo nipponico alleato dei nazifascisti. La sua narrativa presenta contenuti spesso coraggiosi, per lo più affrontati dalla prospettiva delle donne. Ricordo il primo romanzo del 62, La vacanza, e poi L'età del malessere, Memoria di una ladra, da cui il film con Monica Vitti, Donna in guerra, e poi Bagheria, Voci, tradotto in tre lingue, premio Selezione Bancarella, Buio, la raccolta di racconti che ha vinto il premio Strega nel 99, poi Lettere a Marina e poi Dolce per sé, premio internazionale Flaiano per la narrativa Flaiano, un melodioso romanzo fatto di lettere che una donna cinquantenne scrive a una bambina di 6 anni, affidandole i ricordi, le nostalgie e le riflessioni sugli eventi della sua vita. E poi naturalmente c'è La lunga vita di Marianne Cria, premio Campiello, premio Libro dell'anno, tradotto in 18 paesi, adattato per il grande schermo nel film di Roberto Faenza, è rappresentato al Teatro Stabile di Catania con l'adattamento dell'autrice. Un intenso ritratto della Sicilia settecentesca in cui l'inquietante silenzio della protagonista è infranto da una parola scritta che cattura la struggente e drammatica forza interiore che anima la duchessa muta. In questi romanzi l'amore, l'armonia, il dolore, la nostalgia, lo stupore di fronte alla morte sono sentimenti mai gridati, ma espressi con accuratezza e precisione, anche nei loro risvolti più drammatici, dove raggiungono picchi di intensità lirica altissimi. Come accade nell'ultimo romanzo, che ormai ha superato le 250.000 copie vendute, in Colomba c'è il respiro, la ruvida bellezza dei cieli e dei boschi d'Abruzzo, che Dacia ha fatto conoscere anche a me, di giorno e di notte, e in tutte le stagioni. C'è l'affascinazione, la meraviglia di fronte alle rare e improvvise apparizioni del cervo e del lupo. Colomba è un romanzo articolato e complesso, intenso e drammatico, eppure lirico e lieve, in cui alla storia della famiglia della giovane scomparsa si intreccia la storia italiana del passato e del presente,
in una tessitura narratologica che affronta il mistero del processo creativo e si incentra sulla viscerale passione per la narrazione orale, per l'ascolto. Concludo ringraziando Dacia Marini per la sua scrittura, per avermi fatto mettere gli sci ai piedi per la prima volta nella mia vita e certamente perché, nonostante i numerosissimi impegni che continuamente la portano su e giù per l'Italia, in Europa e nel mondo, con la generosità che le è propria, ha voluto rispondere al nostro invito ed essere qui oggi per condividere con noi la sua esperienza di traduttrice e autrice tradotta. Allora, grazie, si sente, sì, a Cinzia per questa introduzione che pur essendo di corsa è stata molto approfondita. Dunque, allora, io sono qui come traduttrice e tradotta e proprio come dice il verbo credo che la traduzione sia un viaggio da una scrittura a un'altra, da una lingua a un'altra, da una cultura a un'altra. E non è un viaggio del tutto facile, è un viaggio anche pieno di rischi, di pericoli, di trabocchetti e di difficoltà di ogni genere. E fra l'altro è un viaggio che presuppone una pazienza infinita. Non è un caso che spesso questo compito venga affidato, parlo degli editori, a delle donne e sia sottopagato. Spesso è talmente poco considerato il lavoro del traduttore, traduttrice che sia, che gli editori quasi non lo mettono, non lo scrivono, non lo mettono in evidenza, o comunque se è scritto in fondo a una didascalia piccolissima, ecco, e questo credo che sia un gravissimo errore, perché la traduzione è sempre una riscrittura. Proprio poco fa una giornalista mi stava chiedendo può la traduzione non essere fedele? E io le ho risposto: non è mai fedele, perché il fatto di tradurre in sé per sé è un'infedeltà. E cioè chi trasferisce un testo da una lingua a un'altra già compie un atto di profonda infedeltà, perché è un compromesso tra l'assoluto della lingua di partenza e quel relativo che è la lingua di arrivo. È una persona appunto che traduce sa di non poter essere del tutto libera, però nello stesso tempo non può essere del tutto vincolato, quindi è una situazione di ambiguità e di grande però e responsabilità, perché appunto basta una metafora, le metafore sono intraducibili, perché in una lingua significa una cosa e un'altra lingua un'altra, poi ci sono parole che non esistono addirittura in traduzione. Per esempio io ho tradotto questo The Secret Share dall'inglese, il libro di Conrad, bellissimo, meraviglioso, piccolo romanzo. La parola share in italiano non esiste, non vuol dire, noi abbiamo il verbo condividere, ma non abbiamo il sostantivo, quindi non si può usare la parola share. Infatti è stato tradotto, mi diceva il professore Currelli, è stato tradotto in tanti modi, ma tutti piuttosto brutti, devo dire, perché si cerca di fare un giro di frase per dare l'idea della e appunto della condivisione. Allora, parlerò prima di me come traduttrice, perché ho cominciato presto ed è stata per me un'attività molto formativa. Io credo che io lo consiglierei a tutti coloro che vogliono scrivere in proprio di
proprio di praticare la traduzione. Io ho fondato una rivista che si chiamava Tempo di Letteratura e insieme con degli altri giovani aspiranti scrittori a Napoli, e appena ventenne, e devo dire che fare un progetto insieme collettivamente con altri giovani scrittori, scegliere i testi, confrontarli, discuterli e poi fare le traduzioni, per me è stata forse la cosa più formativa, più utile, che la più grande scuola di letteratura che io abbia, attraverso cui io sia, oddio, adesso mi mancano le parole, sia passata. Allora, dicevo, tradurre. Io ho tradotto non molto quanto avrei voluto tradurre di più, perché come ho detto è veramente un nutrimento la traduzione, si impara tantissimo, questo destrutturare un testo per poi ristrutturarlo nella propria lingua e costringe a un'attenzione, fra l'altro a un'analisi interna linguistica di un testo che di solito leggendo non si fa. E quindi è utile come esempio, come apprendimento, come mimesi, è veramente straordinario. Allora, ho la cosa più compiuta che ho tradotto è proprio questo romanzo di Conrad, che si chiama The Secret Sharer, che fra l'altro è un romanzo poco conosciuto, che quando io ne parlo di solito la gente non lo conosce, però forse di questo parleremo dopo col professore, quindi vado avanti. Ho tradotto Gertrude Stein, certo mi vado a cercare proprio i più difficili, perché sia Conrad, che per la sua origine di doppia lingua, di persona che è arrivata oltre i 30 anni a imparare una lingua straniera e a farla propria, e sia Gertrude Stein che è una che praticava l'avanguardia e che aveva un senso tutto suo del linguaggio, beh, insomma, non è stato facile. E infatti a un certo punto ho anche rinunciato, perché era veramente quasi impossibile tradurre Gertrude Stein. Ho tradotto delle poesie di Gertrude Stein che poi sono state musicate, messe in musica. Poi ho tradotto altra, credo, forse proprio una sfida delle più difficili, ho tradotto Emily Dickinson, che è un'altra poetessa, ma non so perché vado a scegliere proprio le più difficili. Emily Dickinson è una poetessa che ha una conoscenza così profonda del mondo che pure lei ha visto solo dalla finestra, attraverso la finestra. Voi sapete, insomma, penso che lo sapete benissimo, ma voglio ripeterlo per quei pochi che non lo sanno, che Emily Dickinson in tutta la sua vita non ha mai pubblicato una poesia, perché pur essendo lei convinta di essere una poetessa, ma allora le donne, insomma, non si prendevano molto sul serio. Quando lei ha scritto a un famoso critico della sua epoca, gli ha mandato delle poesie, lui gli ha risposto dicendo: cara signorina, ma sì, c'è qualcosa, però io penso che sia meglio che lei si dedichi all'arte del cucito e della cucina, perché questo è più utile per una donna. Insomma, non l'ha presa sul serio, ma neanche un po'. Per fortuna lei aveva una cognata, Susie, che gli è stata molto vicina e forse la donna più colta che aveva intorno e con cui lei scambiava dei pareri. Lei ha fatto gli studi superiori, è stata una donna che ha approfondito molto, non è che fosse ignorante, non è che erano poesie così istintive, no? Poesie che nascevano una grande sapienza, però lei abitava in questa casa di Hampstead in una stanza e non è praticamente mai uscita di casa, è vissuta sempre chiusa in questa casa, vestiva di bianco, aveva delle strane manie, vestiva di bianco. Io sono andata a vedere questa casa, è commovente, perché c'è questo vestitino bianco appeso ad un attaccapanni e si vede che lei era piccolina, d'altronde un secolo e mezzo fa, insomma, forse eravamo tutti erano più piccoli, più bassi, più piccoli, più minuti. E ho visto la sua biblioteca con i libri classici che lei aveva, ho visto il tavolino dove lavorava,
Ecco, quando lei è morta, hanno trovato un cassettone pieno di poesie e lo stavano per buttar via, perché no, per i suoi contemporanei lei veramente non esisteva come poetessa. E allora sempre la cognata Susi si è opposta, ha detto no, momento, aspettate, raccogliamo queste poesie. Hanno raccolto le poesie e fra l'altro le sue invece discendenti, nipoti, avrebbero voluto correggere le poesie perché secondo loro erano sbagliate. Infatti l'unica poesia che è stata pubblicata mentre lei era in vita è una poesia che è stata data di nascosto da lei a un giornale e loro gli hanno cambiato le rime perché secondo loro questa poesia non era tradizionale, era una poesia troppo stravagante. E allora gli hanno cambiato, gli hanno corretta, insomma. E loro, coloro che hanno ereditato queste poesie, pensavano di lavorare sulle poesie facendo una serie di correzioni. Per fortuna, appunto, la cognata si è opposta e queste poesie sono rimaste per quello che erano. E poi si è scoperto che è la più grande poetessa americana dell'Ottocento. E quindi. Ecco, la difficoltà che io ho trovato in Emily Dickinson è prima di tutto la sua forza che sta nelle metafore. È una poesia profondamente metaforica, piena di metafore, molto simbolica. La spiritualità che è difficile da dare, da rendere in un'altra lingua. E poi appunto queste metafore. Le metafore sono quasi intraducibili perché se uno le traduce letteralmente, immediatamente significano un'altra cosa. È difficile che una metafora possa essere tradotta letteralmente, quindi bisogna trovare un equivalente. Già lì si entra in un campo minato, perché cos'è l'equivalente di una metafora? È molto molto difficile. E poi questo significato segreto, nascosto, che c'è dentro le sue poesie. Lei è una poetessa un po' criptica, se vogliamo, una poetessa di un lirismo estremamente sofisticato, lirico e spirituale, quindi non è facile da rendere in italiano. E questo mi ha ricordato, ecco, che spesso la poesia è stata tradotta, perché la poesia è quasi impossibile da tradurre, veramente difficile da tradurre, per il suo rapporto con la musicalità, con la musica, insomma, e tra fonema e semantema la poesia si appoggia al fonema prima di tutto ed è la parte più difficile, perché la parola, il fonema tradotto è immediatamente un altro fonema, è un'altra parola, è un altro suono. Allora, noi possiamo tradurre il significato di una parola, ma il suono di una parola non lo possiamo tradurre. Allora, lì il traduttore si trova di fronte a una scelta: rimanere più vicino al significato della parola tradotta. Sto parlando della poesia, naturalmente, in cui tutto è molto legato alle parole. Le parole sono uniche. Allora, rimanere più vicino al significato della parola o al suono della parola? È difficilissimo, perché il suono non lo puoi tradurre, perché per forza di cose la parola avrà un altro suono. E quindi allora rimane il significato, ma il significato da solo in una poesia perde tutto, insomma, perde la sua grazia, perde la sua profondità, perde la sua unicità, che è quella musicale. Ecco perché la poesia è quasi impossibile da tradurre. E ho visto però che ci sono molti casi di poesie tradotte da persone che non sanno molto bene la lingua. I professori si arrabbieranno, arricceranno la fronte di fronte all'idea di una traduzione da lingue poco conosciute. Però abbiamo dei casi, degli esempi straordinari. Ecco, per esempio, Pierpaolo Pasolini ha tradotto l'Orestiade di Eschilo, devo dire sapendo ben poco il greco. Però se uno va a vedere le varie traduzioni dell'Orestiade dei persone che conoscono il greco fino a come una propria lingua, per dire la verità, la traduzione dell'Orestia di Pasolini è bellissima. E perché? Perché lui è poeta,
Quello è il problema. Il problema è la lingua di arrivo. E lì naturalmente è tutto da discutere, perché c'è chi si formalizza di più, chi crede di più che sia importante essere lavorare sulla lingua di arrivo, chi invece crede che la lingua di partenza sia la cosa più importante. È tutto da, non credo che ci siano delle regole assolute, per fortuna non ci sono dei dogmi, non ci sono dei canoni, ormai siamo usciti dall'epoca dei canoni. Però certamente poi è una questione di sensibilità. In fondo cosa rimane poi di una traduzione? Rimane il giudizio, rimane il gusto, rimane qualcosa che ha a che vedere con chi legge, con chi legge, con chi, non voglio dire consuma, perché diventa consumatore è una parola inadeguata, però con chi legge la poesia. Se leggendo una poesia tradotta si ha l'impressione, almeno se si mantiene, io dico un 40% è già grasso che cola, insomma. E, ecco, per esempio, grasso che cola, pensate, tradurlo in inglese diventa una cosa orribile, diventa brutto, diventa una cosa che non... Ma tante volte io ho lavorato, vabbè, dopo ci arriviamo, con i miei traduttori, e mi dicevo, ma no, questo non si può tradurre. Ma dico, ma perché? No, dicevo, che in inglese significa tutta un'altra cosa, non va bene, suona male. E questa è la cosa con cui noi ci scontriamo in continuazione. Con il suono, il significato che non è quello letterale, per quello che io non credo assolutamente alle macchine che traducono. Ci sono, oggi lo sapete che ci sono moltissimi computer che traducono, ma sono da mettersi le mani nei capelli, perché traducono letteralmente. E invece la traduzione vuole, implica intelligenza linguistica, non parlo di un'intelligenza tu cui, ma proprio un'intelligenza linguistica, che è una cosa specifica. E vogliono per esempio una grazia, una lievità, una scorrevolezza, una conoscenza leggera, leggera nel senso calviniano della parola, della propria lingua, che non è facile, ecco, non è facile. Quindi le mie esperienze di traduttrice mi hanno fatto penare tantissimo, mi hanno fatto però capire forse meglio la poesia dall'interno. E per esempio, appunto, certamente Emily Dickinson l'ho conosciuta meglio proprio nel momento in cui io ho cercato, perché non credo di esserci riuscita, come d'altronde mi rimango sempre delusa quando leggo le traduzioni anche di grandi esperti, di grandi traduttrici o traduttori, perché è una delle poetesse più difficili da tradurre, proprio veramente quasi ai limiti dell'impossibilità. E vengo invece alla mia esperienza di scrittrice tradotta. Allora, naturalmente ci sono delle lingue che conosco e la cosa diventa molto più facile, e di solito con le lingue che conosco faccio un accordo con l'editore perché mi mandi il testo prima che sia pubblicato, e di solito lo rileggo. Spesso lavoro con i traduttori. L'esperienza più straordinaria l'ho avuta con i miei due traduttori inglesi, uno purtroppo è morto, che sono erano marito e moglie e lavoravano insieme in tandem. Lei conosceva di più l'italiano, faceva un po' da vocabolario, e lui conosceva, era uno molto bravo a scrivere l'inglese, Dick Kitto e Elizabeth Spottiswoode, e loro hanno tradotto Marianna Ucria, per esempio, hanno tradotto Dolce per sé, hanno tradotto Bagheria, però hanno tradotto parecchi libri miei, e devo dire che ogni volta io andavo in Inghilterra e stavo lì una settimana, anche 10 giorni, a rivedere la traduzione insieme con loro. E allora appunto ci soffermavamo, proprio per esempio ho notato che la cosa dove si inciampa continuamente è proprio la metafora, sia la metafora immediata sia la metafora più ampia, cioè in una
frase metaforica. E lì ci sono, ecco, io penso che nel momento in cui si entra nella metafora, si entra in un'altra cultura, perché la metafora è proprio il luogo dove si manifesta la cultura. Quindi non è più il passaggio da una lingua a un'altra che avviene attraverso i vocabolari, attraverso la conoscenza, è qualcosa di più, e si entra nei modi di dire, nelle abitudini linguistiche, nelle divisioni di classi, perché poi queste cose, per esempio in Inghilterra, più si nota di più che non da noi. Ci sono tantissime questioni sociali che poi ingombrano il momento in cui si traduce una lingua, e che magari uno non conosce o che, a cui non dà importanza, invece hanno un loro peso. E allora tutte queste cose noi le discutevamo, perché loro avevano messo tutta una serie di punti interrogativi e dicevano: allora questa parola, questa frase, questo, dove siamo, perché, molti perché, e perché hai usato questa parola, perché riuscivano a capire, a trovare l'equivalente nell'italiano. Quindi non era tanto la parola in sé che veniva analizzata, quanto la frase, come la parola era composta e dove era messa, e perché aveva quel peso e quella sonorità e quel significato. Su questo io ho lavorato moltissimo, e però quella esperienza, mi dispiace tanto che lui di Chicchito sia morto, perché era un'esperienza molto bella, e che è l'ideale, credo, del rapporto fra un autore e i suoi traduttori. E poi ho avuto altri, però in inglese, tanti altri, tra cui uno è David Platzer, che ha tradotto le mie poesie, ma ho avuto anche molti traduttori, fra cui anche alcuni traduttori americani, perché ho anche editori inglesi e tre editori americani, perciò naturalmente ho avuto diverse esperienze sia con traduzioni americane. Qualche volta gli editori americani prendono una traduzione inglese e la trasportano semplicemente così com'è. Qualche volta invece i traduttori americani pretendono una traduzione americana, per esempio con Cercando Emma, che è quel libro che io ho scritto su Flaubert. Ecco, quello è stato fatto da un certo Bartolini, che è un italo-americano, che insomma, però di terza generazione, quindi conosce molto bene. Però l'editore, che poi era la Chicago Press, l'ha chiesto proprio di farla in americano. In effetti Davide dice che non c'è differenza fra l'inglese e l'americano. Sì, non c'è differenza, nel senso che sono di matrice, la stessa matrice, però ci sono delle differenze anche minuscole, ma ci sono, e si sentono anche, si sentono nel modo di pronunciare le parole e anche di viverle, queste parole, in America e in Inghilterra. Però spesso, per risparmiare la traduzione, gli editori americani semplicemente prendono la versione inglese e la trasportano, però qualche volta appunto non incontra i gusti del pubblico, proprio perché ha delle forme che non corrispondono all'ultimo, così, linguaggio, alle conquiste dell'ultimo linguaggio americano. Questo, devo dire, succede soprattutto in teatro, perché il teatro è curioso, il teatro, perché è contemporaneamente una lingua scritta e una lingua parlata nello stesso tempo, perché certamente il teatro parte da uno scritto, da un testo, però poi deve andare in bocca agli attori, e in quel momento diventa parola, diventa scrittura parlata, e un autore deve confrontarsi con questo, col fatto che l'attore che pronuncia le sue parole deve essere credibile. Non può essere letterario, per esempio. La letterarietà in teatro proprio è la morte, proprio non funziona.
Quindi la scrittura, che può permettersi invece delle libertà anche di essere letteraria, se vogliamo, quando è prosa, quando diventa teatro, deve avere a che fare con la voce, il corpo degli attori, e in quanto tale deve adeguarsi anche al linguaggio parlato dell'attualità, se si tratta di attualità, oppure storicizzato se si tratta di una qualche cosa che riguarda il passato. Però ecco, è un doppio lavoro. Infatti io ho visto che in teatro, anche col mio teatro, quando è stato rappresentato in America, hanno fatto la versione americana, cosa che in prosa non sempre si fa, però nel momento in cui, non so, per esempio I sogni di Clitennestra, che è il mio testo teatrale, tra l'altro ha debuttato a Prato, mi ricordo se negli anni 80, è stato rappresentato a New York ed è stato tradotto, c'era una traduzione inglese, però la persona che poi l'ha messa in scena a New York ha chiesto di avere una traduzione o una rivisitazione, una revisione in americano. E quindi poi la rappresentazione in effetti si sentiva, gli attori d'altronde erano newyorkesi, quindi questo passaggio doveva essere fatto. E quindi il teatro risente molto di più di del luogo in cui viene rappresentato il testo. La stessa cosa succede con lo spagnolo. Io sono stata adesso, proprio 15 giorni fa, nemmeno 10 giorni fa, ero in Argentina, e anche lì loro mi hanno detto: noi prendiamo generalmente i suoi libri dalla Seix Barral, che poi sarebbe il mio editore spagnolo, però mi dicevano: no, questo in teatro assolutamente non si può fare. Infatti le cose che hanno tradotto e rappresentato in teatro sono state ritradotte in, diciamo, la versione argentina, che è diversa dallo spagnolo classico, anche se viene da quello, naturalmente. Sì, pensavo alle traduzioni, alle tantissime traduzioni, adesso non vi sto a dire, ma le cose più buffe accadono quando è una lingua che tu non puoi controllare. E la cosa, una cosa, un episodio buffo è quello che raccontavo ieri sera, che in Germania, dunque una parola che era il germano marino è un uccello, il germano marino l'hanno tradotto il marinaio tedesco. Però io non me ne sono accorta, perché io non conosco il tedesco, purtroppo. Allora una persona che ha letto il libro e che aveva letto in italiano e me l'ha fatto notare, mi ha detto: ma guarda che qui c'è una cosa grossolana. Mi sono stupita molto, perché poi la traduttrice è una persona molto accurata, però poi ci sono le stanchezze, le distrazioni, sono delle cose stranissime. La stessa traduzione francese di Marianne Aucria, che io ho riletto parola per parola, fra l'altro è difficile perché uno deve seguire due testi contemporaneamente, e mi sono accorta a un certo punto che aveva saltato due righe in una pagina, tre righe in un'altra pagina, ma non è che l'ha fatto apposta, è proprio che traducendo a volte succede, magari uno interrompe di tradurre in quel momento, poi ritorna sopra, pensa di aver tradotto fino a quel punto, e quindi ci sono moltissime sviste, ma non sono la cosa più grave. Dal punto di vista filologico qualcuno si scandalizza, ma io trovo che la cosa più importante che si può chiedere a un traduttore, traduttrice che sia, e nemmeno la fedeltà, appunto, di dare un equivalente il più possibile fedele, naturalmente, ma il più possibile armonioso nella propria lingua. E questo è difficilissimo, lo so, perché ho visto dei libri sconciati, rovinati,
Non so se vi ricordate un autore americano che si chiama Richard Selby, che forse adesso è un po' scomparso, però è stato tradotto in italiano una quindicina di anni fa. Ecco, Richard Selby è un autore che usa moltissimo lo slang, usa moltissimo il linguaggio dei diseredati, dei barboni, insomma c'era questi racconti che erano bellissimi secondo me e che erano dei racconti proprio sull'America più come posso dire, più disperata. E allora io avevo letto il libro in inglese e mi era piaciuto tanto e infatti sono tornata e pensavo adesso chiederò al mio editore se perché non lo traduce, poi mi ha detto no, è già tradotto, ma è una cosa disastrosa quando ho visto la traduzione, che perché non sapendo come affrontare questo slang aveva cercato di, il traduttore adesso non mi ricordo chi era, aveva cercato di dare un equivalente italiano milanese, ma e non c'entrava nulla, perché un milanese a New York è una cosa che è, no, era veramente faceva ridere, insomma, ecco lì viene fuori la difficoltà del dialetto. Infatti adesso già io ho avuto delle telefonate da alcuni traduttori che stanno traducendo Colomba, che sono disperati perché in Colomba ci sono diverse cose, diversi pezzi in dialetto abruzzese, che fra l'altro è un dialetto che nessuno conosce, non ci sono vocabolari, è difficilissimo, sì, con l'abruzzese in certe parti, altre no. Allora ecco, io però dico sempre no, traducetelo come se fosse italiano, perché se tu prendi il dialetto o lo slang, insomma la lingua locale del luogo, gli dà immediatamente un valore localistico, cioè è legato, lo slang è legato a quel pubblico, a quella gente, a quel modo di vivere, e stona in una maniera terribile. Il dialetto è intraducibile, diciamo la verità, non si può tradurre come dialetto, cioè in dialetto, non si può tradurre in dialetto, bisogna tradurlo come se fosse italiano. E allora va bene, torna, certo si perderà quella musicalità, quella particolarità, quel suono, quella asprezza, per esempio il dialetto abruzzese che non ha, le vocali sono mute e quindi diventa molto aspro, sembra, in certi momenti sembra lo slavo perché non ci sono quasi vocali, però ecco, in certi momenti è bello sentirlo, ha una sua sonorità, una sua asprezza, una sua forza anche linguistica, che però quello si perde completamente. Allora per me ormai so per esperienza che è intraducibile qualsiasi slang e qualsiasi dialetto, questa è la mia idea, poi posso sbagliare, insomma. Quindi è meglio tradurre come se fosse lingua nazionale e purtroppo perdere quella, oppure lasciare la parola, magari una o due parole in italiano, in dialetto, e poi mettere sotto la traduzione, qualche volta si può fare così, oppure metterla durante il testo, però veramente cercare di fare il verso con un altro dialetto è una cosa deprimente, assolutamente stonata, non funziona. Bene, io mi fermerei qui perché abbiamo altre cose in pentola e tocca a te. Grazie. Frank Sinatra used to say, how can I follow that? that's another question as well. Professor Corelli told me when we came in this morning that this is the hall which Galileo used to lecture in. And so I must speak very reverently. Well, there are said to be two basic approaches to translating literary text. Dutch has already spoken so eloquently about them. I almost feel what I have to say is more or less superfluous, but anyway. The first is to follow the original as closely as you possibly can, translating perhaps even word for word
even at the expense of literary grace. That one is a bad idea, I think. Unless you're trying to provide something that people can just look at as a reference for the vocabulary, etc. The second is to provide not so much an exact translation as an interpretation. The idea in this second case is to create something which can be read with pleasure. When I translate, I try to reconcile the two. And since I've only translated contemporary authors, this is easier than if I were working on something which was centuries old. I imagine translating something like the Decamerone, into modern English obliges you to take great liberties with the original. Because you can't really translate it into, you cannot try to just translate it into the English of the modern period. You can't really translate it into the English of the Middle Ages, because most English readers of today can't really read the English of the Middle Ages. If you look at editions of Chaucer that are published now, they're almost always translated into modern English. Anyway, for all the differences between Italian and English, Dacia Marini and I are living in the same time, and we have the same references and are communicating the same way. When I translate her poetry, in which so often there is a question of less of exact meaning than of feeling, I try to stay as close as possible to the original, looking for English words that will come as near as possible to her Italian ones. Since Dacia is thoroughly familiar with English, she's able to tell me whether I have got the translation as near as one can to what she originally wrote. Well, I began translating her poetry when I was staying with her at her house in the Abruzzo. I would translate some poems during the day, and we would meet before or after dinner. I would read to her what I'd done, and then she would tell me if it was any good. Since then, I've been translating poems by at home in France, where I live, and sending them to her by email. I think the best way to try to find out if one's done a good piece of work, and this applies to your own original writing as well, if you do your own original writing, is to try to read it aloud and see how it sounds. Neither poetry nor prose should ever lapse too far, in my opinion, from the rhythm of the spoken language. I have a background as a formation as an actor and also as a musician, and this may be of some use here. If it sounds good, I think it's likely to be good. I know that people often make a distinction between written language and spoken language, but I think even the most elaborate prose or whatever should still have something of the, should still be able to transmit well when read aloud. This is the more true of poetry, which is, from its origins, is actually an oral art, and which is coming back to that in popular song and also in rap and performance poetry. Back in the 60s, when Dylan came out, inspiring other musicians like the Beatles to combine poetry with music, and Leonard Cohen, who was already famous as a poet, to put his text to song. Some of the more reactionary critics of the day wrote as if the idea that song lyrics could be poetry was completely outrageous. But what they were really showing was their ignorance. Since Homer's epics were meant to be sung, and the Elizabethans also often combined poetry and music. It can't be stressed enough either that a literary translator also should be a capable writer. Translation of a technical document is one thing. There, the least amount of imagination may be an asset, since absolute precision and exact translation is imperative in a legal or medical or financial text. But with a literary text, an exact translation that comes out heavy or dull is disastrous. And there's a good discussion of this in an essay by Arthur Whaley. I don't know if you know who Arthur Whaley was. He was a remarkable man, an Englishman, who translated Chinese and Japanese, Chinese poetry, and he also translated the great Japanese novel from the 11th century, The Tale of Zhenji, into English.
And Whaley was the literary translator par excellence. And his translations of Chinese poetry were so highly regarded that they're considered to be major additions to English poetry. Anyway, his translation for the Japanese of Lady Murasaki's Tale of Genji, which I mentioned before, introduced this monumental and elegant, exquisite psychological study from 11th century Japan, which many people considered to be as acute and subtle a work as Proust to readers in the English-speaking world. But Whaley pointed out the necessity of avoiding what he called translator's pigeon. That is, when translating, to use idioms that, as Dasha mentioned in the case of the translator of Hubert Selby, idioms that may be faithful to the original, but which in English are stilted and artificial, or which don't work. And the Tale of Genji, which was written in 11th century Japanese, is a book that many people in Japan find difficult to read because it's no longer the Japanese of today. It's centuries in the past. So ironically, Whaley's translation and subsequent translations into English, because of Whaley, the book became well enough known that other people wanted to translate it. Meant that Lady Murasaki's book is now read by more people in the English-speaking world than it was in Japan, than it is in Japan. By the way, Whaley, although he was a master of translation from Chinese and Japanese, never visited China or Japan. He perhaps would have found the China and Japan of the 20th century disappointing. Anyway, some scholars say that his translations of the Tale of Genji aren't exact. I don't know, because I don't know Japanese, and certainly not 11th century Japanese. But whatever, it certainly introduced the book to many people in outside of Japan, and that's another important function, maybe the most important function of translation, is a kind of cultural diplomacy. I mean, of course, you're never going to be, as Dacha said, you're never going to quite capture the original. But you can at least present it to people who will never be able to read the original, because there's a French expression, faute de mieux. For lack of the better, I don't know what you would say in Italian, but there must be something. Yes, better than nothing, it's the same in English. It's better than nothing that, I mean, if we didn't have translators, you wouldn't be able to read Proust if you weren't French and didn't know French. You wouldn't be able to read Dostoevsky if you didn't know Russian. You wouldn't be able to know Dacia Marini if you didn't read Italian. So obviously, it's a necessary evil. And as Dacia mentioned, translation is not only translation from one language into another, but from one culture to another. I don't want to exaggerate here, we're all more alike than we think from one country to another. But at the same time, ways of expression vary greatly, or can vary greatly. I remember watching a BBC series many years ago of, which was an adaptation of Balzac's La Cousine Bette into English, and it was natural, it was performed by British actors, all excellent. But of course, there's always something a bit strange when you see these very French people interpreted by in a very British way. But what else can you do? Anyway, in translation, you can't get around the feeling that you're just a filter, and that no matter how good your work, the reader isn't going to get quite the full flavor of the original. Sometimes you might actually do something that might have a completely different flavor, but might be as good in its own way, perhaps. Although that's maybe something you can dream about, but aren't necessarily going to ever reach in reality. I want to mention here one of the most brilliant translators of Italian into English, who was Archie Colquhoun, a remarkable man. And he finally succeeded where others before him had failed in translating I Promessi Sposi from Italian into English, and it even became a bestseller in Britain at the beginning of the 1950s. And his friend Mario Saldati said about Archie's version that reading Manzoni in Archie's English was like
reading I Promessi Sposi as if it had been written not by Manzoni, but by George Eliot. So, again, I want to mention, before finishing, I want to mention how I actually got into translating Dutch's poetry. I happened to be staying with Dutch last winter, and I asked her if I could read her poetry, so she gave me a copy of Se Amando Troppo, which I hope if you haven't read her poetry, I really urge you to get a copy, and because her poetry is not as famous as her novels or her plays or her essays, but Alberto Moravia and said once in the autobiographical interview book he did with Alain Elcan, that he thought the most highly of her poetry. So, and coming from Moravia, what else can one say? But anyway, I particularly admired a poem that she had written dedicated to the memory of Julian Beck, the actor and painter and producer who was with his wife Judith Malina directed the Living Theater for many years. And I mentioned to Dutch I liked this poem very much, and she said, why don't you translate it? So I did. And then I started translating other poems of hers, and as I say, I've gone on doing it. And I don't have the close knowledge of Italian and all its nuances that I probably should be doing this kind of work. I suppose one can only get that by living in a country for long periods. And I've only been here for sojourning. But anyway, no doubt I sometimes make errors of interpretation, but one has to work with one has, and in the hope of producing something worthwhile. I think now we're going to actually, Dacher is going to give you the original of this poem about Julian Beck, and then I'll read the pale reflection in English of the translation. Grazie per la sua gentilezza. E io li ho conosciuti molto bene, li ho accompagnati, gli ho fatto trovare nei teatri, insomma abbiamo lavorato molto insieme e quindi quando poi Julian purtroppo è morto e ho scritto questa poesia che mi è venuta molto spontanea dall'affetto che provavo per lui, anche dalla fascinazione, perché lui era nato come pittore, poi era diventato anche un coreografo, e Judith forse era più la testa raziocinante del suo teatro, e lui era l'immaginazione, soprattutto fisicamente, i corpi, le immagini, scena venivano da lui. Ora Julian cammini senza scarpe, ora Julian mangi rose ghiacciate, ora Julian tutti i gatti sono scappati dal tuo grembo, neanche una pulce ti prende più per padre. In un salone di Cinecittà mangiavi pasta e fagioli su un piatto di plastica. Julian le dita sporche di lacca verde, parlavi di libertà, la bocca piena, gli occhi ridenti, quasi bianchi. Tanto erano colmi d'aria. Julian, che cos'era il teatro sotto i tuoi piedi secchi, diviso in zone calde e amare, tra fiotti di una realtà immaginaria, le geometrie della tua intelligenza, la lingua incolore della sceta, sembrava che fossi un monaco feroce, ma ti piaceva toccare i muri e i corpi e le macchine e la terra. Julian, con la tua faccia di uccello rapace, fumavi come un vecchio turco, scivolavi nei tuoi pantaloni neri lungo i sentieri del pensiero, e Judith, che si gonfiava i capelli come un'ala di gufo inselvatichito, tu e lei cercatori d'oro, curvi, gobbi, sotto le assi del palcoscenico, a furia di scavare. Così è nata lei, come un topo fra i riflettori volanti, e tu dietro, con la grazia di un saltimbanco nelle scintillanti sere d'inverno, tra pannelli di vetro e tele d'Olanda, tra fiori di taffetà e corone di carta. Julian,
Quando ci guarderai, noi saremo già lontani, e tu, grande tiratore d'arco, dal tuo mondo di silenzi squillanti, ci osserverai attraverso il binocolo rovesciato e ci saluteremo come da una nave lontana, alzando il braccio e uno straccio bianco. This is the English version. Now Julian is walking without shoes. Now Julian is walking without shoes. Now Julian is eating frozen roses. Now Julian, all the cats have jumped off your lap. Not even a flea takes you now for its father. In a lounge at Cinecittà, you ate pasta and beans off a plastic plate. Julian, your fingers dirty with grey nail polish, talking about freedom, your mouth full, your eyes laughing, and so airy, they were almost white. Julian, what a thing was the theatre under your thin feet, divided in zones of heat and love, among gushes of an imaginary reality. The geometry of your intelligence, the ascetic's colourless tongue, you seemed a ferocious monk, but you like touching walls, bodies, machines, the earth. Julian, with your face of a bird of prey, you smoked like an old Turk, sliding in your black trousers along the paths of thought. And Judith, her hair swelling like a white wild bird's wings, you and she, round-shouldered under the stage's axes, furiously digging for gold. So she was born, like a mouse under the spotlights, and you behind her with an acrobat's grace in winter's sparkling nights among glass panels and Dutch cloth, among taffeta flowers and paper crowns. Julian, when you see us, we'll already be far away, and you, the great archer, from your world of shrill silence, will observe us through your reversed binoculars, and we will salute you as from a distant ship, lifting our arms and a white cloth. Grazie, grazie mille. Sono molto lieto di dare il benvenuto a Dacia Maraini a Pisa, in questa città dalla quale sono partiti i suoi antenati. I suoi antenati alleati si sono stabiliti in Sicilia diversi secoli fa, ma partivano da qui. Il nostro collega medievista scomparso l'anno scorso, Marco Tangheroni, aveva scoperto che questa famiglia proveniva da un paese qui vicino che si chiama Alleati. E la famiglia possedeva quei palazzi che vi ho fatto vedere ieri sera. Uno è quello sul Lungarno, di fronte a noi dalla parte di là, all'angolo con via Mazzini, dove oggi c'è la cassa di risparmio di San Miniato. E un altro si trova dove oggi è il tribunale. E lì le case sono state abbattute, quelle erano in contrada della chiesa di San Luca. E lì c'erano quegli affreschi, quelle copie di quegli affreschi di quei padri di Signoretto, che Dacia Maraini cita Maria Nofria, che si trova nel Duomo di Pisa. Quello è conservato. Invece la casa è stata distrutta e si è saputo che è stato un altro parente di Dacia Maraini a distruggerla. Nel senso che durante la guerra c'era un capitano della RAF che era un incrocio fra gli alleati di Pisa e i duchi di Northumberland. E questo capitano della RAF, dopo aver bombardato Pisa, poi dopo fece lo scrutinio, come si fa a fine missione, dei danni prodotti, e disse: Madonna, ho bombardato la casa degli antenati. E quindi ieri sera abbiamo fatto questo giro.
Questo incontro si sarebbe dovuto svolgere l'anno scorso, proprio in questo periodo, era stato programmato, c'erano i manifesti stampati, c'erano gli inviti spediti, ma poi la cosa coincise con la dolorosa scomparsa di Fosco Magarini, per cui si è dovuta rimandare. Sono contento che quest'anno si sia potuta fare. E mentre l'anno scorso moriva Fosco, è stato detto prima che grande studioso fosse, Dacia Maraini stava completando, dopo 4 anni di lavoro, Colomba, che è il suo romanzo ultimo, a me sembra il maggiore, anche dal punto di vista della ricerca formale, che è così complessa. E mi sembra che sia un romanzo scritto apposta per noi studenti di lingue, studiosi di forme narrative, da quell'inizio pirandelliano, che è una dichiarazione di poetica preliminare che Dacia Maraini ha messo lì come risposta anticipata a tutte quelle domande che migliaia di intervistatori le fanno in occasioni come quella di oggi su come nascono i suoi personaggi. E allora lei spiega che i personaggi bussano alla sua porta e lei li invita a entrare, gli offre un caffè e magari anche un biscotto appena sfornato di quelli che lei fa sua a Pescasseroli. E se questi personaggi hanno delle storie interessanti, li invita a rimanere. E li guarda quando si allontanano con una certa nostalgia. E poi i personaggi ritornano e insistono, chiedono di essere ascoltati. Ma la donna dai capelli corti, e qui vedete che c'è la distanza fra il punto di vista del narratore e la figura del personaggio, Questo personaggio chiede di essere ascoltato. Questa Zaida, detta Za, come la nostra amica qui di fronte, vuole raccontare la storia di Colomba, che è una ragazza scomparsa sui monti lì dell'Abruzzo. Ma la donna dai capelli corti non ha tempo. Lei sta progettando un altro romanzo su Auschwitz, su un suo amico, un ragazzino ebreo scomparso in tempo di guerra insieme a milioni di altri, sappiamo tutti dove. E così lo respinge, perché questo è un fatto di cronaca, tutti i giorni scompaiono ragazzine. Ma questo personaggio insiste, porta documenti, porta fotografie, e allora la donna dei capelli corti piano piano si interessa, piano piano non può fare a meno di stare ad ascoltare, la guarda dalla finestra quando si allontana e aspetta che torni. E quindi vedete, c'è tutto questo gioco che sembra fatta apposta per noi che decidiamo queste cose. E poi questa narratrice, questa Zaida detta Za, fa un sacco di divagazioni, ma poi scopriamo che, come diceva Stern, le divagazioni sono il sale della vita, qui lo stesso, perché le divagazioni sono tutte funzionali. E allora questa storia piano piano si delinea e diventa una saga familiare di questi montanari dell'Abruzzo con quelle origini miste, siculo, abruzzesi, che portano poi quelle complicazioni tremende, non vorrei essere il traduttore inglese, come si diceva prima, di questo romanzo. E allora sì, ci sono queste che sembrano divagazioni, ma che dipingono il quadro di un'epoca che va dal 1890 ai nostri giorni, perché Colomba è scomparsa nel 2002. E sembra che ci siano divagazioni sul brigantaggio, per esempio, ma anche quelle sono funzionali per spiegare le condizioni di questa gente di montagna. Oppure ci sono le persecuzioni fasciste contro i personaggi del luogo, contro il prete, ma anche quelle sono funzionali, perché vedremo che uno di questi personaggi, che era un comunista a tempo del fascio, deve scappare di Truccio Pelusa. E scappa e va in Australia, e poi dall'Australia va in Russia, dove crede di aver trovato il paradiso, invece lo prendono con una spia e lo buttano nelle carceri staliniane. E l'ho visto a raccontare la fine, perché se no vi sciuperei tutto, ma ci sono tutti questi elementi. E questa Zaira detta Za poi è uno dei nostri, perché è una laureata in lingue e una traduttrice, con tutti quelle titolazioni dallo spagnolo, sì, è lì che dall'inizio alla fine c'è questo calderone della barca in mano e non si decide mai, perché ha altre cose da fare, gli editori premono,
e gli editori che pagano poco, che non pagano, che vogliono il lavoro sotto, però per pagare c'è sempre tempo. Quindi è un personaggio nel quale si sdoppia un po' la personalità dell'autrice vera, la quale si sdoppia sì nella figura di Zà, secondo me, e nella figura della donna dei capelli corti. Lì le relazioni sono troppo ovvie. Ecco, allora io le volevo chiedere quanto delle sue difficoltà a cui accennava prima nella resa di un autore in un'altra lingua, ecco, è espresso in questa incapacità di Zahir al-Tazza di procedere con quel lavoro sulla qui abbiamo i nostri presidi, che è uno dei maggiori panisti italiani, sulla vita sogno e sui personaggi di Cabrera. Come si riflettono questi incontri con il suo lavoro sul Conrad? Certo, ringrazio molto. Dunque, il personaggio di Calderon della Barca, o cioè il testo di Calderon della Barca, mi è stato caro fin da quando ero ragazzina. Non so perché, me lo sono chiesto, non so perché, ero molto affezionata a questo testo. Poi dopo mi sono data anche un perché crescendo, perché all'inizio era proprio un affetto che mi legava a questo testo. E credo che sia questa idea di una persona che non distingue bene, perché non glielo fanno capire, il rapporto fra la realtà e il sogno. E perché voi sapete che la storia di un giovane che si chiama Sigismondo, che era figlio di un re, e siccome avevano detto al re che questo figlio l'avrebbe detronizzato, lui lo fa chiudere in una capanna da pastore, dove fa una vita molto brutale, semplice, però ogni tanto lo addormentano e poi lo portano nel castello, per cui lui non sa bene se appartiene a quel mondo, quello delle grandi stanze affrescate, dei lussi, di un grande castello dell'epoca, oppure si appartiene al mondo dei poveretti emarginati che non hanno nulla e che guardano da lontano il castello. Questa sua separazione, questa sua dicotomia, questa sua incertezza e lacerazione lo porterà a uscire dalla maledizione che voleva che lui attentasse al padre, e lo porta a capire. Lo porta a diventare savio e diventerà un bravo, infatti alla fine poi diventerà re, ma senza ammazzare il padre, diventerà re perché diventerà savio, perché avrà imparato. E come avrà imparato? Avrà imparato proprio confrontando la realtà col sogno. E mi sembra che è una, non so come dire, una metafora, è un apologo talmente ben fatto, talmente preciso, talmente intelligente e profondo, che appartiene a tutti noi. Tutti ci riconosciamo, in una storia che in effetti è molto fiabesca, è molto simbolica. E allora in questo romanzo, che è un romanzo molto fluido, il mio romanzo, sto parlando di Colomba, è un romanzo molto fluido, molto aperto, aperto a tutte le suggestioni, come ha detto il professor Curelli, e mi sono permessa delle libertà. E quindi per esempio di chiamare dentro degli scrittori e dei testi che mi hanno tenuto compagnia, che sono stati vicini al mio cuore, e uno di questi è proprio Calderon della Barca. E allora proprio dall'epigrafe del libro comincia proprio con una citazione, se ce l'hai lì, volevo leggerlo, che dice esattamente così: se questo è un sogno, sospendimi la memoria, come possono in un sogno accadere tante cose? Ecco, questo già è quindi una persona consapevole di sognare, ma di nello stesso tempo consapevole dell'invadenza della realtà, che sta invadendo il sogno, lo sta allagando, lo sta gonfiando. Allora questo rapporto tra la vita e il sogno, che tutti, anche questa è una metafora anche troppo abusata,
Però ecco, nel racconto di Calderon dalla Barca diventa estremamente concreta e io l'ho preso come fondo di questo libro. E quindi Zaira, che sarebbe questa nonna che sta cercando una nipote scomparsa, traduce dallo spagnolo e traduce, sta traducendo questo testo. E lei non si ferma a riflettere sul testo, però il testo riflette su di lei, se vogliamo fare così un gioco di parole, e in effetti lei si trova dentro il mistero, dentro il sogno, attraverso queste foreste, perché le foreste hanno sempre qualcosa di mitologico, hanno qualcosa di fiabesco, non a caso tutte le favole hanno dentro un sogno. E anche lei passa da una cosa all'altra. Allora, nel momento in cui lei si trova a confrontarsi con la realtà, la sua realtà di traduttrice, ecco che incontra l'editore che gli telefona, è un piccolo editore. Poi a un certo punto l'editore, prima non aveva fretta, poi ha fretta perché ha trovato chi rappresenterà, cioè un gruppo di teatro che rappresenterà il testo. E allora va a fare visita a Zaira, che sta traducendo il testo, l'editore, piccolo editore, con il regista che farà la regia di questo testo. Allora ecco, lì accadono delle cose che sono molto prese dalle mie esperienze, anche se non proprio quella, ma dalle mie esperienze, che nel teatro italiano c'è pochissimo rispetto per il testo, pochissimo rispetto per il testo. Infatti questo arriva e dice: sì, mi è piaciuta la sua traduzione di Calderon della Barca, ma la parte di lei potrebbe essere un po' allungata. Lei dice: ma scusi, ma non si può toccare, quello è Calderon della Barca. No, vabbè, ma che importanza ha? Dice lei, per esempio, la parte di lui, facciamola più eroica, più... Ecco, insomma, la spinge a modificare il testo. E questo mi è successo a me, non con Calderon della Barca, ma mi è successo con i testi miei. E devo dire che è un'esperienza molto mortificante, ma che succede purtroppo perché nel nostro paese proprio manca la cultura della drammaturgia, del testo, e gli attori, molti attori anche di grande talento e di grande nome, pigliano un testo, se lo cuciono addosso, se lo traducono da sé pessimamente, se lo cuciono addosso, se lo fanno leggere tutto quanto, il povero testo è distrutto perché diventa una specie di oggetto in funzione della rappresentazione. E devo dire che nessuno ci trova niente di scandaloso, perché è più importante nel teatro italiano un mattatore che il testo di un teatro. Devo dire, per la verità, per mia esperienza, che il più rispettoso fra tutti i registi che io ho avuto è stato Ronconi. E uno direbbe: ma come, un divo come lui? Eppure Ronconi, nella sua straordinaria capacità di rappresentare i testi, però devo dire che lui non ha tagliato una parola di un mio testo che si chiamava Memoria di una cameriera. Tra l'altro era una riduzione da un grandissimo, un bellissimo testo di Mirbeau che si chiama Memoir de Femme de Chambre, che io ho ridotto in ho fatto un testo teatrale, e lui, ero io che mi preoccupavo, dicevo: guarda, perché non lo tagliamo un po', mi sembra troppo lungo, perché lui fa sempre cose lunghe, era lungo 2 ore e mezzo. Dice: no, non tagliamo una parola. E devo dire che ha avuto ragione, che poi il testo è stato molto, era molto bello, aveva fatto una regia bellissima con tutti i mobili accatastati, e gli attori avevano una maschera incollata al viso, cioè non una maschera visibile. Quando li vedevi entrare tu non capivi che avevano la maschera, perché era la loro faccia. E solo che dopo un po' diceva: c'è qualcosa di strano in quella faccia. E effettivamente erano delle leggere deformazioni, un po' alla Otto Dix, insomma, un po' espressioniste, per cui poi capivi che queste fronti si dilatavano, questi occhi diventavano lunghi, larghi, cioè c'era una deformazione in atto attraverso queste maschere. Era una cosa veramente, una visione straordinaria di questo. E devo dire, e lei era la Anna Maria Guarnieri, era una bellissima rappresentazione. Sempre siamo in tema di traduzione. Allora, dicevo della traduzione di questo libro, questa traduzione viene rimandata perché in realtà lei vuole cercare la nipote, quindi tutta la sua giornata la trascorre nei boschi
abruzzesi per cercare di trovare questa ragazza dispersa, quindi si dedica poco alla traduzione, però si capisce anche che lei ha un grande amore, che lo fa con amore, anche se è pagata poco. Non è una di quelle traduzioni tirate via, ecco, che noi vediamo spesso. Infatti gli errori si possono perdonare quando in realtà fanno parte di un errore, di una distrazione, ma non quando le traduzioni sono imperdonabili, quando le traduzioni sono fatte arraffate, insomma, sono fatte con sicumera, con mancanza di attenzione, di cura, di conoscenza, non tanto della lingua quanto della cosa che si sta traducendo. Questa credo che sia la cosa più importante di tutti. Dicevo prima come può essere interessante questo romanzo, appunto, per gli studenti e gli appassionati di lingua e letteratura. Ce l'ha dimostrato ora leggendo 5 epigrafe, che come ci insegna Jeanette è estremamente importante, quella che punta il là su quello che sarà il tema principale del racconto. E poi prima ha parlato di questo, del bosco, della foresta, del fatto che questa donna, Zahira de Tazza, è così tenace e ostinata nella ricerca di questa fanciulla scomparsa e non va da pericoli, e va nel bosco che, come diceva prima, appunto è il luogo dell'irrazionalità, e c'è questo continuo andirivieni fra il paese, fra la casa, che è il luogo della sicurezza, il popolare, dove ci sono gli amici, dove c'è il bar, dove c'è il macellaio, eccetera, eccetera, e il bosco, dove succedono le cose più strane, dove Zahira sente dei passi, si spaventa, e poi entra anche in una taverna. E allora ecco che lì il discorso che faceva prima di Calderone si sovrammette a quello a Mino della taverna di Platone. Ci sono quindi tanti livelli di lettura per questo romanzo, che è molto profondo. Non manca una citazione, per esempio, a Frecia, al Bosco Sacro, al Bosco di Nemi, a quello che succedeva lì, cioè a quella leggenda che ha messo Eliot sulla strada della ricerca del Graal, come dice lui stesso, nella preparazione alla Wasteland, e tanti altri bei spunti ci sarebbero qui dentro. Ma siccome è tardi e siccome non siamo venuti per sentire lei e non per sentire me, visto che lei ha tradotto questo racconto, che per combinazione ho tradotto anch'io, ma soprattutto che aveva scritto anche questo clandestino a bordo, il racconto si chiama Il compagno segreto, Dacia Maralini l'ha tradotto Compagno segreto, che è una bellissima traduzione, io l'ho tradotto L'ospite segreto, altri, come accennava prima, l'hanno tradotto nelle maniere più stravaganti e che non solleticano un acquirente a comprare un libro che si chiama Il compartecipe segreto, oppure Il condivisore segreto, o roba del genere, appunto per la difficoltà di tradurre quello scera che diceva prima la signora. Poi nella rivista, addirittura quando il racconto fu pubblicato in rivista, era scritto The Secret Scherer Hyphenated, cioè era lo scherer del secret, il condivisore del segreto. Invece dopo, quando è pubblicato in volume, è stato pubblicato senza la lineetta, The Secret Scherer. E allora è cambia, una cosa, cambia. È come The Heart of Darkness in rivista, The Heart of Darkness senza l'articolo, quando è in volume. E quindi i poveri traduttori, appunto, subito tirano l'articolo, trovano queste difficoltà. Però ecco, qui dentro c'è questa storia, tutti, forse non tutti lo sanno, quindi, come ha detto lei, non è molto conosciuto, anche se sono state fatte delle rappresentazioni teatrali, una cinematografica l'anno scorso e alla televisione, come dicevo, con Lino Castelnuovo nel 62, nel dato che stava non era nato. E poi c'è stata una trasmissione radiofonica di un adattamento suo, di Dacia Maralini, di questo racconto in forma epistolare, prima di questa traduzione. E poi, accompagnata a questa traduzione di questo romanzo, dove c'è un marinaio che ne ha assassinato un altro e è scappato dalla nave sulla quale era tenuto prigioniero e nuota verso un'altra nave e si attacca all'ultimo biscaglino, all'ultimo tarozzo della biscaglina del Barcarizzo, dove metà del pubblico non saprebbe cosa vuol dire. Allora, la difficoltà di tradurre anche termini tecnici. Lei, davanti a questo testo conradiano, che tutti,
tutti dovrebbero sapere che era un marinaio, quindi adopera un gergo particolare legato poi ai velieri che oggi non usano più tanto. Bosco Maranini è stato fortunato perché ha insegnato sull'Amerigo Vespucci, ha insegnato l'inglese, perché Bosco Maranini era figlio di uno scultore fiorentino noto, Antonio Maranini, e di una scrittrice inglese, Joy Cross, la quale a sua volta era nipote di uno scienziato inglese, quello che ha scoperto gli insetti elettrici, gli electrical insects. E allora, dicevo, c'è una conoscenza dell'inglese che va indietro nelle generazioni di Dacia Maranini, che da piccola, immagino, l'abbia parlato quotidianamente. Allora, poi, appena nata, appena piccolina, è stata in Giappone fino ai 9 anni. Allora, in alcuni luoghi, lei dice che quando è tornata parlava italiano con una struttura grammaticale giapponese. Ma tutta questa immersione, ecco, il fatto di avere questi antenati per metà inglesi, quanto ha contribuito alla sua sensibilità linguistica di traduttrice? Ma certo, la familiarità con una lingua aiuta moltissimo. E l'inglese, siccome era la lingua di mia nonna, in casa si parlava inglese, mio padre l'aveva come sua lingua parallela, e mio padre e mia madre spesso parlavano inglese fra di loro, e i libri che io trovavo in casa da bambina erano libri inglesi. E anche quando abbiamo fatto la fame, che non avevamo veramente niente da mangiare, però l'unica cosa che abbondava nella nostra famiglia erano i libri, perché erano libri che erano lì da tanto tempo. E quindi io ricordo non solo, ma per esempio l'apprendistato anche delle poesie, dei ritornelli, come ieri sera raccontavo che per me, prima ancora di imparare quegli italiani, io conoscevo Humpty Dumpty Sat on a Wall, Humpty Dumpty Sat on a Great Fall, e poi non so, Black Sheep, Vieni Wool, e poi tutti questi ritornelli inglesi che per me erano molto più familiari di alcuni ritornelli e stornelli e quello che sia in italiano. Quindi queste cose sì, possono aiutare soprattutto all'ingresso, diciamo, sensuale in una lingua, cioè i sensi, siccome i sensi devono essere partecipi nella trasmigrazione da una lingua all'altra, e una conoscenza infantile di una lingua porta a questo, appunto a portare dentro anche i sensi, mentre naturalmente è più difficile per la parte intellettuale, ecco, se un gergo filosofico così letterario mi è più lontano perché non era quello che conoscevo da bambina, poi l'ho appreso dopo leggendo i libri, ma è un apprendimento più tardivo, ecco. E questo sì che io credo che mi ha aiutato molto, soprattutto nella vicinanza con l'inglese, che io considero la mia seconda lingua, mentre il francese l'ho imparato bene, adesso faccio anche le conferenze in francese, però è stata una cosa che è arrivata dopo, a posteriori. Poi naturalmente viaggiando molto, la necessità di farsi capire porta a imparare le lingue. D'altronde, anzi, io mi considero un analfabeta rispetto a mio padre, che sapeva 9 lingue, veramente le parlava molto bene, aveva una facilità straordinaria. Lui, quando è andato in Tibet con Tucci, che è andato a fare le prime spedizioni in Tibet, erano i primi italiani che andavano in Tibet, e lui in poche settimane ha imparato il tibetano. Non dico il tibetano colto, eccetera, però lo parlava, si faceva capire, ha imparato il tibetano. Poi il giapponese lo conosceva benissimo, lo insegnava all'Università di Firenze, poi lui scriveva e leggeva, che non è da poco, perché sapete che è giapponese. E a questo proposito vorrei dire una cosa, riprendendo quello che diceva Davide. Lui ha citato la traduzione di Whale, di Whaley, che ha tradotto per primo il grandissimo capolavoro giapponese che era la storia del principe Genji di Lady Murasaki. Bene,
La cosa curiosa, che forse molti non sanno, è che all'epoca di questo capolavoro le persone colte in Giappone parlavano cinese. La poesia giapponese era scritta in cinese, perché era come il nostro latino. Era la lingua della cultura, la lingua della conoscenza, la lingua dei dotti, era la lingua della magistratura, insomma era la grande lingua colta. Quindi la poesia si scriveva in cinese. Il giapponese veniva parlato dalle donne, dai bambini, dai servi, cioè era la lingua popolare, no? E allora cosa è successo? Che proprio delle donne, che erano poi le dame di corte, di queste corti che erano allora molto importanti in giro per il Giappone, hanno cominciato a scrivere in giapponese, cosa che era considerato assolutamente non da letterati, quindi i letterati sfuggivano al giapponese e scrivevano in cinese, e invece appunto le dame di corte, e infatti c'è tutta una letteratura, non è solo Lady Murasaki, ci sono tante dame di corte che hanno scritto dei meravigliosi capolavori, perché erano i racconti della vita di corte di allora scritte in giapponese, e poi è diventata la lingua fondante del nuovo paese, e da allora poi il giapponese è diventata la lingua anche dei letterati. Ma è curioso che la lingua degli ultimi, diciamo, poi è diventata la lingua dei primi, ed era una lingua, mentre la lingua colta era la lingua di traduzione, la lingua del cinese, insomma, no? Questa è una curiosità che volevo dire. Ah, e poi voglio dire un'altra cosa, che Wheley è stato talmente un grande traduttore, ma forse anche perché da noi mancavano, oggi ci sono, perché ci sono delle facoltà che insegnano cinese e giapponese, ma per, credo, un secolo si è tradotto i testi giapponesi dai testi di Wheley. Per esempio, appunto, il Genji Monogatari è stato tradotto dal giapponese solo poco tempo fa, non mi ricordo quanto, ma saranno 30 anni, è stato tradotto direttamente in italiano, l'ha pubblicato Einaudi, ma solo da poco, pochissimo. Prima moltissimi testi, naturalmente sto parlando dei classici giapponesi, venivano tradotti dall'inglese, e quindi pensate alla doppia lingua, che cosa ne poteva venire fuori. Quella è una cosa che succedeva fino a pochi anni fa anche con l'inglese da noi, perché le prime traduzioni di Conrad sono state ritradotte da traduzioni francesi, quindi anche lì c'è una doppia distanza, un doppio passaggio. Ecco, ora però, siccome qui sono presenti le autrici di alcuni saggi contenuti in questo volume degli atti che si è tenuto qui nel settembre scorso appunto Conrad, e ci sono qui la collega Paruolo dell'Università di Salerno, che ha fatto un'intervista che è pubblicata qui dentro, c'è la collega Giovannelli che si è occupata di Moravia e di Berto e di altri influssi italiani, e Roberta Ferrari che si è occupata del clandestino a bordo e della traduzione. Allora forse loro vorranno fare qualche domanda. Io, molto volentieri. Se volete. C'è un altro microfono là, funziona quello microfono, sì, funziona. O chiunque altro sia, sia interessato, abbia da fare delle domande a Dacia Maraini, si accomodi pure. Ringrazio, è una domanda sì, molto giusta. Dunque, le direi che mentre scrivo veramente non cerco di non tener conto affatto questo
perché impazzirei a pensare a tutte le possibili traduzioni. Qualche volta mi capita di riflettere su, magari dopo aver scritto, come potrà essere tradotto questo, per esempio. Ecco, però l'uso del dialetto che io in questo libro Colomba ho praticato, non, ecco, la preoccupazione e la consapevolezza che non sarà possibile tradurlo, però non mi ha trattenuto dal farlo, quindi evidentemente non mi sono fermata dinanzi a questa difficoltà. Altre preoccupazioni non ce ne sono, perché il pubblico per un autore è un po' misterioso. Il pubblico veramente non si sa chi è che leggerà un libro, io non lo so, non posso saperlo in anticipo. Le ricerche di mercato le lascio fare agli editori. L'autore può solo sperare che sarà letto da qualcuno che avrà l'attenzione che richiede un libro. Ecco, tutto qua. Però poi chi leggerà un libro è sempre un po' misterioso. A volte mi capita di incontrare i miei lettori, di parlare con i miei lettori o di ricevere delle lettere, questo sì. Per esempio, ho ricevuto diverse lettere che contraddicono un po' quello che dice il professor Currelli. Cioè, evidentemente ad una lettura, diciamo, più cruda, nel senso più meno colta, e queste digressioni risultano forse un po', sì, un po' dispersive, digressioni dispersive. E allora due persone, non molte, perché di solito mi dicono: ho fatto un po' di fatica a entrare nel suo libro, sempre per queste digressioni, però una volta entrata non sono riuscita a lasciarlo. Questa è la maggioranza delle persone che mi scrivono. Invece due persone, ho avuto due lettere divertenti, interessanti, perché anche argomentate, mi dicevano: guardi, lei dovrebbe riscrivere il libro, tagliare tutte le digressioni, perché secondo me sono inutili, cioè lei deve fare, cucire insieme tutte le parti che riguardano la storia di Colomba e basta, dice, tutte le digressioni, dice, secondo me sono inutili. Questa, però l'ha detto con molta proprietà. E un'altra persona che mi ha detto appunto un po' la stessa cosa, mi ha detto: ma perché ha fatto queste digressioni, e io mi ci sono un po' perduta, poi ogni volta faceva fatica a rientrare dentro il libro, cioè, secondo me, anche lei diceva, dovrebbe fare una ristampa e togliere le digressioni. Però purtroppo non ascolterò questi consigli, perché questo è un libro, è nato così, perché i libri hanno un loro destino interiore, può darsi anche che sia effettivamente per certo pubblico, diciamo, un po' naive, un po' semplice, un po' che vuole dal libro le emozioni immediate, che non è abituato a riflettere, può darsi che risulti un po' difficile, però è uno scotto che devo pagare, perché appunto è un libro che è nato così, è nato molto fluido, molto con un inanellamento che risponde più alla logica appunto del sogno, che non è una logica necessaria, no? È la logica dell'inconscio, se vogliamo, cioè la connessione che esiste nei sogni, non a caso è rivelatoria della personalità, perché non è legata alla logica sociale o alla logica politica o alla logica filosofica, è una logica un po' strana, no? Noi nel sogno ci troviamo improvvisamente in un posto, parliamo con una persona, ci troviamo in un'epoca diversa e non c'è una logica, no? Però sì, c'è una logica, ma è la logica appunto, se vogliamo, psicanalitica, non è la logica a cui noi siamo abituati a riferirci come esseri sociali, è una logica misteriosa che è molto illuminante certe volte, però lascia delle zone oscure, e io ho voluto tenermi un po' questa logica, proprio perché è un libro che si riferisce un po' al mistero e al sogno, quindi ha un comportamento, diciamo così, non strettamente controllabile dal punto di vista della logica sociale. Grazie. Occupandomi di questa traduzione del Secret Share, sono rimasta
non solo, farei torto a tutte le persone che traducono. E stavo cercando perché ce l'avevo, c'è proprio questo che lei dice, che io paragono l'atto della traduzione all'atto della madre che si china sulla culla, sul bambino, sul neonato, che deve assolutamente curare, nutrire con estrema delicatezza, perché il bambino è da piccolo, è naturalmente delicato, la sua testa ancora è molle, il suo cranio non è formato, ecco, però nello stesso tempo deve avere rispetto per la sua autonomia, sa che questo bambino poi crescerà e andrà per i fatti suoi, non è un oggetto suo di proprietà, è un momento, no? E allora per fare questo ci vuole molta dedizione, ci vuole molta pazienza e molta dedizione. Non dico che gli uomini non siano capaci, sono parecchi uomini che sono capaci, però voglio dire che come atto è un atto tradizionalmente relegato alle donne, cioè se vogliamo ragionare in termini storici, storicamente le donne sono state addette alla cura appunto dei bambini, in cui ci vuole tantissima pazienza, tantissima cura, tantissima dedizione e anche sacrificio di sé, perché veramente queste sono qualità che occorrono per la traduzione, no? Se è fatta veramente con partecipazione, con passione. Ora, no, moltissimi uomini lo fanno, e lo fanno però appunto assumendo un carattere che è storicamente tipico del mondo femminile. Infatti le donne sono più richieste come traduttrici, proprio perché sono quelle che accettano un pessimo pagamento, che accettano di essere considerate poco, accettano di lavorare con tanta fatica su un lavoro che poi renderà pochissimo, pochissimo. Io addirittura penso che bisognerebbe, io trovo che sarebbe giusto che una parte dei diritti d'autore di un libro vada a finire al traduttore. Questo sarebbe giusto. Ma in certi paesi c'è, da noi proprio non se ne parla nemmeno, sono pagati a cottimo in maniera veramente vergognosa. Ecco, prima di concludere, l'intervento in questo congresso di Roberta Ferrari è stato quello più apprezzato dai colleghi stranieri, per via della presentazione da parte di Roberta di quella metafora che lei fa qui del clandestino a bordo, del paragone con la madre che ha questo clandestino a bordo e che deve essere sbarcato senza uccidere la madre. Qui nel romanzo c'è la nave che va contro gli scogli e qui lei dice nel suo paragone bisogna evitare lo scoglio dell'emorragia, per esempio. Sì, beh, perché dunque la cosa è complicata. Allora, io questo libro che è un saggio, e la prima parte è un libro, è un saggio sull'aborto, l'ho chiamato Un clandestino a bordo perché stavo traducendo Il compagno segreto. In realtà io avrei voluto mettere al libro di Conrad, Sigrid Scherer, avrei voluto mettere il titolo Un clandestino a bordo perché mi sembrava azzeccato come titolo, anche se non è letteralmente il titolo, però non trovando l'equivalente alla parola Scherer, pensavo che Un clandestino a bordo poteva essere un buon titolo, e invece l'editore non l'ha voluto, perché lì è una lotta infinita con gli editori, è difficilissimo sempre, anche con le traduzioni. Lei mi diceva, per esempio, ma perché hai fatto tradurre The Silent Duchess, la lunga vita di Maria Nogria? Ma non sono io, è che l'editore, che non può cambiare le parole di un libro, però può cambiare il titolo, cioè c'è una convenzione, diciamo così, editoriale, per cui gli editori, che non hanno nessun diritto di cambiare nulla, lo fanno qualche volta, ma non hanno il diritto, invece sui titoli hanno il diritto, perché loro dicono che se un titolo non si vende, non lo capiscono, devono poterlo cambiare. Allora, moltissimi miei titoli, ma soprattutto Maria Nogria è diventato The Silent Duchess, di Stumme Herzogin, La Vie Silencieuse, eccetera, sono cambiati i titoli moltissimi e non ho potuto fare assolutamente nulla, quindi purtroppo questo è un fatto. Allora in questo allora ho intitolato invece un mio libretto
che, in cui si parla dell'aborto. E ho, paragonato l'aborto a un clandestino aborto, perché è un po' come se una donna avesse in questo corpo un clandestino, qualcuno che poi deve scomparire. E però naturalmente col pericolo, come succede nella storia di Conrad, bellissima storia che dovreste leggere tutti, che è poco conosciuta, come ha detto Currelli, che è la storia di un capitano che si trova davanti, pesca dal mare un naufrago, lo mette seduto davanti a sé, questo è nudo, lo guarda ed è identico a se stesso, è un altro se stesso, è il doppio, è un tema di modernità assoluta, no? E allora lui rimane esterrefatto e mentre prima pensava così di farlo vedere, improvvisamente sente come un bisogno di nasconderlo e lo nasconde nella sua cabina e lo nasconde talmente bene che i suoi marinai in 7 giorni mai scopriranno che c'è un clandestino a bordo. Ecco perché il titolo sarebbe stato azzeccato. Lui lo nasconde in mezzo ai cappotti, lo fa passare da una parte quando quello pulisce la cabina, fa finta di... E poi è bellissimo quando arriva dall'altra nave, arriva il capitano della nave che sta cercando questo, perché siccome ha assassinato un uomo, no? Lo stanno ricercando. Allora entra sulla nave e dice, ma avete trovato un clandestino? Lui dice, no, ma mai visto un clandestino. Naturalmente i marinai non mentono perché non l'hanno visto, lui sì, mente. E man mano che si... E poi gli dice, lui con grande faccia tosta, dice, ma volete visitare la nave? Quello dice, ma non importa, no, venite a visitare la nave, ma con un pericolo straordinario. Però lui, man mano che si avvicina alla cabina, comincia a urlare, tanto quello gli dice, ma io non sono sordo. No, dice, io parlo forte, perché voglio che si... In realtà vuole che quell'altro senta, che si nasconda, infatti non lo trova. Poi lui fa una manovra azzardatissima, ecco, lui ritrova in questo l'altro se stesso e fanno delle infinite discorsi, la notte e così. E quando però lo deve, a un certo punto lo deve abbandonare perché loro andranno via, allora fa una manovra azzardata, tanto che tutti i marinai sono lì attaccati al parapetto vedendo questa montagna che nella notte si avvicina alla nave, perché lui, per lasciare il naufrago più vicino possibile alla riva senza farlo affogare, perché lì sono insomma acque pericolose, allora fa una manovra che tutti pensano che questo è impazzito, che sta andando contro le rocce, e vira proprio, va dritto contro le rocce, all'ultimo istante, a pochi metri, vira la nave e la nave sguscia nel buio della notte. Solo che appunto, siccome è notte, lui non vede bene la distanza tra le rocce e il mare. E allora l'ultimo gesto, bellissimo, perché lui aveva dato un cappello bianco al naufrago perché si coprisse dal sole, lui getta il cappello bianco in mare perché abbia un punto di riferimento. È una cosa, un capolavoro assoluto di intelligenza, di inventiva, di simbolismi, eccetera. Ecco, allora io ho paragonato questo abbandono del naufrago all'abbandono del bimbo non nato, ecco, queste, e in effetti in questo, vabbè, adesso non voglio entrare in un campo che non c'entra niente, ma insomma in questo libro io dico che l'aborto non è una bandiera, non è una conquista, e il meno peggio, cioè è un passaggio obbligatorio per cercare di arrivare a una maternità responsabile. L'aborto è il prodotto di una società patriarcale che non ha dato mai importanza, che ha voluto controllare le nascite perché era il controllo della cittadinanza, dei cittadini, però non ha aiutato le donne mai a non abortire, no? Tant'è vero che addirittura la Chiesa ha proibito gli anticoncezionali per secoli e secoli, e ancora adesso, no, li proibisce in Africa, dove gli anticoncezionali servirebbero pure per evitare la propagazione di una malattia terribile come l'AIDS. Vabbè, questo non c'entra niente, però c'entra perché è tutto amalgamato in questa operazione che io ho fatto su questo magnifico libro di Conrad che ho avuto la gioia di incontrare. Ci sono altre domande per la signora? Vediamo, mi sa che è tardi. Ecco. Sì, volentieri. Ma
io consigli, naturalmente non così, posso dire quello che a me è stato utile, e leggere molte volte il testo che si vuole tradurre e cercare di entrarci dentro proprio fisicamente, proprio sensualmente, coi sensi, entrare in un testo con tutti i sensi allerta, cercare di, prima di tradurlo, di capirlo, ma non di capirlo intellettualmente, perché non basta, ma di capire cosa c'è dentro questo testo. Sto parlando di testi artistici, naturalmente non sto parlando di testi, cioè, di testi letterari, non sto parlando di testi scientifici o tecnici, perché è tutto un altro modo di tradurre, ma entrare dentro coi sensi allerta, cercare di sentire cosa si sta rappresentando e cosa si sta, prima ancora della scelta delle parole, io credo che questo sia la cosa più importante, cioè immergersi come in un bagno dentro la cosa che si sta traducendo, che può essere un racconto, può essere una poesia, può essere un romanzo, assorbirlo coi sensi. E poi naturalmente fare un'operazione invece intellettuale in cui lo si vede con un certo distacco, poi si fa l'operazione linguistica, eccetera, eccetera. Ma se non c'è la partecipazione dei sensi, come diceva David Hume, che cito anche lì, che per me è stata una rivelazione quando l'ho letto ai tempi di Marianna Ucria, che dice appunto che la conoscenza avviene attraverso i sensi, che è una cosa bellissima, no? Non è un'operazione intellettuale, non è una cosa che noi apprendiamo attraverso l'intelligenza e basta, apprendiamo coi sensi, tutti i sensi sono partecipi. Questo credo che sia un insegnamento straordinario, quindi questo è il mio consiglio.